ha sempre seguito alla lettera gli ordini, e se te gli dici non ti fa più fregare, lei stai tranquilla che non si fa più fregare. Quindi c'era qualcosa che non mi tornava. Come mai questa invece era stata ripresa così? Quello che vediamo nel contesto è la seguente cosa: l'immagine si apre con lei disesa in un lettino in un laboratorio che ha una macchina che gli mette un ago qui nel braccio e un altro ago qui, sangue che entra o liquido che entra, liquido che esce. Il liquido che esce va in una macchinetta, in una specie di lavaggio, e probabilmente finisce nell'alieno che sta da un'altra parte. È un tentativo di rigenerare con opportune tecniche l'alieno che se no, poverino, muore, quindi usa il tuo sangue. O qualcosa che te hai nel sangue e che a lui fa di molto bene, perché altrimenti lui morirebbe. Questa è una scena che abbiamo visto in altre 60.000 ipnosi fatte. A questo punto non sta succedendo niente, il militare che è lì, e io dico, ah, vedi il militare, non l'alieno, t'ha preso il militare. Allora dovete sapere, la prima osservazione da fare, apro una breve parentesi, che quando succedono queste cose la parte animica è come un bimbetto piccolo che non ha capacità estrapolative. Se te gli dici 2 più 2 fa 4, 2 più 4 fa 6, 6 più 2 fa 8, se gli chiedi 8 più 2 quanto fa, non te lo sa dire. Perché? Perché alla parte animica gli manca un asse, l'asse del tempo. C'ha solo l'asse dello spazio. Quindi quando te gli fai un discorso che potrebbe sembrare un algoritmo matematico, una formula, lei non è in grado di estrapolare perché ha un solo parametro, gli ce ne vogliono due, lo spazio contro il tempo, se no non gli viene bene l'immagine della curva che sta analizzando. Quando io dico alla parte animica non ti far più prendere, ed era un errore che facevamo noi questo, di riprogrammazione della parte animica, quando gli diciamo te non ti far più prendere dall'alieno, benissimo, ma se vengono i militari, perché mi hai detto dei militari? No, così, cioè te, questa cosa le prime volte mi faceva incazzare come una bella, perché, cioè, non è possibile una cosa del genere, ma non è possibile dal nostro punto di vista, dal punto di vista animico, che non ha asse del tempo, come la parte spirituale, che non ha asse dello spazio, te non puoi chiedere a loro di interpolare, è la mente che interpola, perché? Mente ha spazio e tempo, quindi vede esattamente quello che vuole spirito, quello che vuole anima, mette insieme le cose e allora c'è l'interpolazione, un'interpolazione fisica, classica, della nostra, di tutti i giorni. No? Anima non sa interpolare. Questo voleva dire che te gli dovevi dare tutte le istruzioni precise, una dietro l'altra. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ti far prendere più dall'alieno, cavalletta, dall'alieno serpente, dall'alieno piccoletto, dall'alieno alto, da tutti gli alieni del mondo, quelli che hai visto e quelli che non hai mai visto, dai militari, cioè gli devi fare un discorso completo. Come sbagli se ti dimentichi una cosa e ti fa la prossima volta, ma te mica me l'avevi detto, perché questi ci sono, capito? E quindi lei si era fatta ribeccare dai militari che erano gli unici che in qualche modo potevano interagire. Lei è lì, chiusa parentesi, è lì, sul lettino, se sta a fare questa strana trasfusione di non so bene che cosa, il militare parla di qualcosa di oppiaceo, dice lei, cioè gli hanno ficcato anche qualcosa nel sangue, vedremo poi gli effetti di questa cosa, a un certo punto si apre una porta in lontananza e ti entra un alieno cavalletta alto 2 metri. Lei lo fulmina immediatamente. Nella fattispecie del laboratoire, quello che viene fuori è che i militari subito si tirano indietro e non sanno più come cavolo comportarsi con questa cosa. La cavalletta incenerita, e il militare a questo punto non ha finito l'operazione di pulizia del sangue, e quello che sta succedendo è che staccano rapidamente questi aghi, questi cavi, queste cose, riprendono la donna rapidamente, la portano senza che lei abbia finito quell'operazione che viene lì definita quella specie di lavaggio del sangue, la riportano a casa. Da questo punto di vista alla donna gli sono rimaste delle impurezze dentro il sangue che gli creeranno il giorno dopo la sindrome di Steven Johnson.
Quindi non era, come pensavamo prima, un aumento della situazione bruciativa sul proprio contenitore, che invece era stata regolata molto bene sulla cavalletta laggiù in fondo, ma era un problema legato alla velocità con cui questa donna veniva riportata a casa e chiaramente si era trovata addosso con delle tossine di tipo mistero, oppiaceo. Tant'è vero che quello che gli dicono all'ospedale è: ma lei ha mangiato qualche cosa che non torna. Non gli dicono: lei ha avuto un ustione. Ma se voi guardate una persona trattata con la sindrome di Steven Johnson, lo vedete, è un ustionato. E questo ci aveva creato dei problemi, perché non avevamo capito in realtà che cosa stava succedendo. Questo era un aspetto della questione. Allora, però, il sistema funzionava. E da lì abbiamo cominciato a fare delle prove. Viene presa la persona, viene portata sotto ipnosi profonda e gli si dice ad Anima che può fare questa cosa. Anima se la ricorda benissimo e quindi la prossima volta la applica, se ne ha voglia di farlo. Cioè, se il suo atto di volontà parte regolarmente. Ecco, questo sistema ci abbiamo tirato fuori un certo numero di persone dall'adozione. La parte animica è in grado di emettere fenomeni che assomigliano a emissione di calore. Emissione di calore non vuol dire emissione di... c'è solo il calore, non brucia niente, anche senza ossigeno brucia. Questa è la cosa strana, cioè aumenta il calore, nel vero senso della parola, in un miliardesimo di secondo, perché per bruciare una sedia di quelle di plastica da giardino, così, davanti agli occhi, facendo fatto, ci vuole 1200 gradi in un microsecondo, perché fino ai 900 gradi resiste quella roba lì, perché deve essere, per poterla vendere, non infiammabile, tra le altre cose. Fa neanche fumo. Non fa né fumo né carbonizzazione, te vedi la sedia, è... nella parte che è stata colpita da questo, chiamiamola, emissione di calore, fusa, ma non c'è marrone, non c'è calore, non c'è niente, è solo fusa. E questa era una cosa nuova che avevamo capito. Potevamo utilizzarla. L'utilizzo di questa nuova metodologia permette di ottenere dei buoni risultati. La parte animica è cosciente di questo fatto, lo sa fare, lo fa. D'altra parte, la parte animica fa i miracoli, nel vero senso della parola. Poi vedremo quali miracoli importanti può fare, soprattutto nella gestione dello spazio-tempo, che è la cosa importante. E quindi tutti i trucchi sono buoni per cercare di liberarsi da questa situazione. Un'altra cosa è venuta fuori. È venuta fuori in diverse situazioni, ma diciamo in due situazioni in particolare. Di queste due ne prendo una a caso. Il soggetto liberato completamente dal problema alieno. L'ultimo, sapete, che poi in fondo è quello che ti dà più fastidio di tutti, è il militare. Il militare non ti vuol mollare, non c'è niente da fare. Questo soggetto, che poi è quello di prima, andiamo avanti nella sua storia, prendiamo sempre lo stesso, e così abbiamo una storia su un soggetto unico. Passano dei giorni, dei mesi, e